Pace, grazie e buongiorno a tutti. Antonio mi scrive: ciao caro Babbo Mario, potresti fare un video su questa domanda? La fede non muove la mano di Dio, e fin qui ci siamo. Ma nemmeno l'incredulità ferma la mano di Dio, giusto? Allora cosa? Grazie, attendo una tua spiegazione. Caro Antonio, ciao. La spiegazione è davvero semplice. È l'amore di Dio. Non che muove, ma che ha già mosso la mano di Dio. Romani 5,8 dice: Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. La dimostrazione dell'amore che Dio ha verso di noi è la croce. Non le preghiere esaudite, non i favori ottenuti, non la prosperità, né la guarigione, non il lavoro per zio Pasquale, né il fidanzato con gli occhi azzurri e la macchina bella. No, la croce. Solo la croce. Unicamente la croce. C'è un'ombra bellissima del Calvario in Genesi capitolo 22, quando Abramo offre Isacco come sacrificio a Dio. Una descrizione accurata di questa meravigliosa ombra della croce può essere trovata nel mio libro La terra delle ombre. Ma in questo contesto voglio solo far notare che alla fine della storia, quando l'angelo ferma Abramo dal sacrificare suo figlio Isacco, preso per le corna nel cespuglio c'era un montone, non un agnello. Perché questa osservazione? Perché l'immagine del figlio è ed è sempre stata l'agnello, non il montone. Il montone rappresenta il padre. Ed ecco che in una meravigliosa sfumatura di rivelazione, il padre prende il posto del figlio sull'altare del sacrificio, proprio come sulla croce. È stato l'amore che ha vestito Cristo di carne, perché la stessa carne che fece sì che lo si potesse toccare, fece anche sì che lo si potesse crocifiggere. Giovanni 10, 17, 18, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla, poi nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Giovanni 3, 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco cosa muove la mano di Dio. Il suo amore per l'uomo, fatto, compiuto, finito. Ecco perché non sono né l'abbondanza né la carenza di fede a produrre risultati nella nostra vita, ma la fiducia completa nell'amore di un Dio che desidera aiutarci. È la relazione con Dio che causa la guarigione, è l'intimità con Dio che genera il benessere, ed è la comunione con Dio che produce vita, e vita in abbondanza. Pregare? Senz'altro. Chiedere? Indubbiamente. Credere? Senza la minima ombra di dubbio. Ma visto che Gesù stesso ha detto in Matteo 6, 7, 8, nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Vediamo di ridimensionare un attimino la nostra partecipazione alla risposta alle nostre preghiere. Contrariamente a quanto dicono tanti esponenti del religionismo moderno della fede fai da te,
Io invece credo al cuore di quel meraviglioso versetto in Zaccaria 4:6 che dice: "Non per potenza, né per forza, ma per il mio spirito", dice il Signore. Quindi, preghiera, intensità, omologhia, fede, pazienza, vita pulita, sottomissione, senz'altro, ma soprattutto fiducia nel suo amore. Fiducia totale, completa, assoluta, pronta a ricevere un sì come pronta ad udire un no, e anche pronta a sentirsi dire non adesso. Fiducia nella sua decisione, fiducia nella sua volontà, fiducia nella sua mano, fiducia nel suo cuore, fiducia nel suo amore. Questo è quanto credo io, Antonio. Un abbraccio.